Progetto domande e risposte, io sono Michele. Questa sera parliamo di numeri ricorrenti, numeri doppi, numeri ricorrenti. E lo facciamo con Rita Faccia, che saluto. Ciao Rita. Ciao Michele, buonasera a tutti. Rita, spiegaci un po', tutti noi, chi più chi meno, abbiamo a che fare appunto con i numeri ricorrenti o con i numeri doppi. Sì, i numeri ricorrenti sono un bel fenomeno, nel senso che negli ultimi anni si notano sempre di più, sia sulle targhe, per esempio, sia nell'orario, nella data. Numeri ricorrenti si possono intendere anche, nella stessa famiglia, persone che nascono tutte lo stesso giorno, magari di mesi diversi, oppure tutte nello stesso mese. Anche questa è una forma appunto di numero che ricorre all'interno, ad esempio, di una famiglia o di un gruppo. È interessante scoprirne il significato. Per esempio, nascere lo stesso giorno anche di mesi diversi è già un punto di contatto con quella persona, si ha un'affinità maggiore che, ad esempio, con una persona nata in un altro giorno. Quindi comprendere il significato dei vari numeri e poi il contatto che passa tra questi numeri, quindi il collegamento. E per numeri ricorrenti possiamo anche intendere quelli che noi sogniamo. Spesso i nostri cari si rivelano a noi tramite i loro numeri, che possono essere il numero del giorno di nascita, può essere il numero dell'incontro con una persona cara. Spesso nella nostra vita abbiamo proprio delle date ricorrenti. Capita che ci accapitano delle situazioni proprio magari in una data collegata magari al 3 o al 21. Poi, se noi andiamo ad approfondire, scopriamo nome, cognome, data di nascita, se il 3 fa parte dei nostri numeri base, veniamo a comprendere che è proprio un numero a noi collegato e quindi a noi favorevole. Infatti, Rita, a proposito, mi collego a questa cosa. A me capita spesso, è capitato in passato, ma anche recentemente, di vedere sull'orologio o anche mentre guido il numero ricorrente doppio 1111. Sì, l'11-11 è un numero spirituale per eccellenza, è anche considerato il doppio capo perché da 1 a 9 abbiamo i significati base e se l'1 è il capo, quindi l'inizio, l'unità divina, la sorgente, la radice di tutti i numeri, l'11 è quindi un doppio capo, quindi porta doppia iniziativa, doppia velocità, doppio ottimismo. Gli 11, le persone collegate a questo numero sono sempre delle persone, si può dire, fuori dal coro, nel senso che sono particolarmente originali, si sentono anche spesso dei pesci fuor d'acqua, proprio perché se noi pensiamo l'11 che cos'è? È 11 volte 1, quindi una persona collegata all'11 si sente 11 volte sola, in un certo senso. E dall'altra parte invece ha il grande compito di ispirare gli altri, perché l'11, essendo il numero più spirituale di tutti, ha il collegamento con il lato divino, quindi con il lato invisibile, perché l'11 che cos'è? È il 10, che è l'umanità, più l'uno, l'unità divina. E quindi c'è sempre questo senso di ispirare il prossimo, di essere una guida. L'11 ha questo lato che crede nell'impossibile. Per i numeri 11 niente è impossibile, quindi le persone anche collegate a questo numero nel giorno di nascita, ad esempio, o nella somma della data di nascita, riducendo sempre al numero più numero a numero, diciamo, unico, se abbiamo l'11 vuol dire che poi il numero finale sarà il 2, però quando il numero nasce dall'11 vuol dire che la persona ha un grande compito, è un numero maestro l'11. Quindi ha una doppia energia, doppio ottimismo. Nel lato positivo unisce e quindi dà l'esempio agli altri, nel lato negativo invece può avere un doppio lato di superiorità, nel senso che ha questa mente perché l'uno è mentale e quindi l'undici è doppiamente mentale e deve invece proprio seguire il lato anche sensibile del numero, perché come base il 2 è la sensibilità e l'emotività, perché ogni numero appartiene a un piano diverso, mentre invece come numero maestro c'è questo doppio 1 che può essere o l'unione uno con l'altro, quindi l'unione positiva, o il conflitto uno contro l'altro. Perché ogni numero dobbiamo sapere e comprendere che agisce sul lato luce o sul lato ombra. Quindi ogni persona può avere, ad esempio, in comune lo stesso numero, però può
può aver preso i lati magari meno evoluti del numero. Ed è per questo che è importante capire i nostri numeri per comprendere sia i lati positivi che i deboli ed evitarli, perché se noi conosciamo i lati deboli li evitiamo e ci miglioriamo, ci evolviamo verso il lato forte. Contemporaneamente, comprendendo il significato del numero, capiamo anche con chi abbiamo a che fare. E quindi invece che giudicarlo, gli vogliamo più bene, sappiamo che sta seguendo la sua natura. Bene, un altro numero mentre parlavi, questo non è un numero doppio, ma è un numero singolo, diciamo, il 17. Mi capita spesso, vuoi perché fosse legato anche alla mia data di nascita, comunque quello è. Certo, e beh, quando appaiono i numeri che possono essere il giorno di nascita o il numero appunto come dicevo della somma della data o il numero collegato al nome e cognome, che è importante scoprirlo, è sempre un messaggio positivo, vuol dire che siamo sul nostro percorso giusto, poi a seconda del numero, ad esempio 17 è collegato a quelle persone che hanno sempre delle prove da superare nella vita, perché 17 per i pitagorici era un numero di ostacolo, ma anche di superamento delle difficoltà. E quindi le persone che nascono in questo giorno sviluppano anche una certa nobiltà d'animo proprio dovuta al fatto che hanno dovuto subire delle difficoltà sin da piccole o a livello familiare o a livello a volte personale, possono avere avuto delle difficoltà di salute o di ambiente. Ad esempio, Nuria verrà nato il 17 marzo e se uno va a leggersi la sua vita, la sua biografia, ha avuto diversi rallentamenti per poter poi iniziare la sua carriera da ballerino, che l'ha iniziata poi realmente alla scuola Kirov di Leningrado a sola 17 anni, perché era nato nel periodo appunto che c'era la guerra, era nato nel 38 e quando lui era piccolino c'era la guerra. Per cui insomma i 17 hanno sempre come degli ostacoli, dei rallentamenti, però è anche un numero spirituale, perché il 10 è questo, è un simbolo di completezza, ha a che fare con la natura, è la tetractis che è la somma dei primi quattro numeri per i pitagorici, era proprio il simbolo di completezza e di significato, dove ogni numero da 1 a 9 ha dei tempi, e nel 10 è praticamente la molteplicità che torna all'unità, dopo però che ha fatto il percorso della conoscenza appunto da 1 a 9, e il 7 è collegato ai 7 doni dello spirito. Per cui insomma i numeri hanno un significato simbolico, hanno un significato spirituale, ma visto che noi siamo anime in continua evoluzione, comprendere i nostri numeri ci fa proprio comprendere anche dove stiamo andando e qual è il nostro compito e se lo stiamo realizzando. Quindi un bel messaggio il tuo 17. Bene. Rita, ricordiamo a chi ci segue dove i tuoi canali social dove possono raggiungerti le persone. Sì, il sito www.numerologiaritafaccia.it, poi i canali Facebook Rita Maria Faccia o la pagina Rita Faccia Anima Numerante, quindi anche dove si possono seguire gli eventi ai quali partecipo, perché trasmetto sempre questo messaggio, proprio a me ha cambiato la vita la numerologia e desidero la stessa cosa per gli altri, perché quando noi siamo consapevoli del nostro compito, siamo delle persone realizzate, facciamo del bene agli altri e anche a noi naturalmente. E poi se le persone desiderano leggere, per chi desidera leggere, appunto può avvicinarsi ai libri che ho scritto. Bene, e Rita, ricordiamo anche che chi vuole può contattarti per una mappa numerologica, quindi una mappa mirata proprio alla persona, qui che racchiude un po' tutta la nostra essenza, e quindi appunto ce n'è per tutti i gusti. Sì, infatti, perché la cosa importante prima di tutto è scoprire proprio i nostri numeri, perché i numeri ci fanno comprendere, poi non è soltanto una questione teorica, ma è soprattutto una questione pratica, perché dalla scoperta dei nostri numeri personali, quindi il numero del nome e cognome, e magari se sono un 5 io sono una persona libera, se sono un 4 sono invece una persona che amerò fare famiglia. Quindi in base ai numeri veniamo a capire proprio la natura della persona, ci spieghiamo il motivo dei nostri comportamenti e quindi non siamo più persone che ci sentiamo a disagio perché non corrispondiamo magari al volere delle persone che ci circondano, perché conoscendoci siamo pienamente consapevoli poi del nostro compito. Ad esempio, i numeri pari è più facile che possano fare coppia dei numeri dispari. E lo scopo della numerologia è proprio quello di comprendere, non è quello di indovinare,
ma è quello di comprendere, perché se io comprendo ho delle indicazioni, perché i numeri mi danno proprio delle indicazioni, mi fanno capire in che ciclo della vita sono e che svolte, le date favorevoli per me ogni mese, se sono in un periodo debole durante l'anno, quindi preparatorio, non farò quelle cose importanti che dovrò fare invece nel momento forte, il famoso Kairos, il momento opportuno di Pitagora. Quindi vengo a scoprire proprio una linea guida dai miei numeri di nascita. Quindi quando muovermi e in che ambito muovermi, quindi è un tipo di materia di conoscenza che dà risposta a 360 gradi di comprensione interiore personale, lavorativa, sentimentale e di rapporti con gli altri. Rita, io ti ringrazio. Ringrazio. Grazie. Chi ci seguirà, caricheremo ovviamente sui nostri canali, sulle nostre pagine questo video e sicuramente ne seguiranno altri. E ti ringrazio ancora e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Scoprite i buoni numeri ricorrenti, i vostri numeri.